Ciao, siamo di nuovo a venerdì. Siete curiosi di sapere cosa c'è da fare a Siena in provincia nei prossimi giorni? Allora attaccatevi allo schermo, si inizia! Sigla! Dalle ore 20 i Parolai a Siena ospitano gli Scopo di Luro con il loro live acoustic. Band acustica formatasi nel 2012 da Andrea Scelpo e Andrea Cipriani, con una voce raggiunta in seguito di Francesca Coglione. Musica, tapas, vini, birre e cocktail. Dalle ore 10.30 e dalle ore 14.30, in occasione di Terra di Siena Ultramarathon 2017, si terrà il trekking urbano Tour delle Fonti di Siena. Partenza da Piazza del Campo. Il trekking è accompagnato da guide senesi che spiegheranno la storia dei percorsi dell'acqua della città di Siena. Prescrizione obbligatoria. Dalle ore 23, presso Essenza Discoteca Aqua Park a Castelnuovo Ardenga, inizia la serata techno, da non mancare. Con i DJ di livello mondiale Enrico Sanguliano e Roberto Capuano, che vi faranno ballare fino a mattina presto. Dalle ore 21, Bottega Ruzza a Colle Valdelsa presenta una serata blues con il finalista del Blues Challenge 2014, Brad Sievert, direttamente dagli USA. Questa sera si esibisce nel suo trio, dopodiché vi aspetta anche dei ripple set di Gig e Deru. Dalle ore 21 inizia la serata Cartoon Carnival a Papillon 78 a Monteroni d'Arbia. Una serata piena di divertimento, dove potrete sbizzarrirvi dando vita ai migliori travestimenti. Special guest della serata, Cristina D'Avena, con le migliori sigle dei cartoni animati che hanno fatto la storia. Alle ore 15 inizia la festa di Carnevale a Montepulciano. Sfilata in maschera per le vie del centro storico con la banda comunale intrattenimento e spettacolo. Artisti di strada, musica, trucca bimbi e molte sorprese. Dalle ore 22 a Cacciopera a Siena tornano live in occasione della presentazione del nuovo EP Mare Calmo, Le Ice Cream. L'album è in equilibrio tra l'alternative rock e il post rock, con una matrice che affonda nel grunge. Si sviluppa poi su terreni più morbidi e pop con l'utilizzo delle sonorità del violino. Dalle ore 22.30 Vanilla Grandi Eventi presenta il Carnevale d'Italia, martedì grasso con Marco Bresciani, che è pronto a regalare a tutti una notte di puro divertimento. Nel corso della serata saranno anche premiate le maschere più belle e creative. Dalle ore 22.30 Birreria La Diana a Siena presenta una festa con il detto folk rock dei The Occasional. Insieme con una carta speciale di mojito in una cornice fluo e per chi viene con un gadget fluo proprio tante sorprese. Dalle ore 21 torna Rinnovati Rinnovati, al Teatro Rinnovati a Siena. Questa volta con lo spettacolo vincitore di Inbox, rete di sostegno del Teatro Emergente Italiano 2016, Gianni, con Caroline Baglioni. Stare bene è una grande ricerca, ma chi di noi non vuole stare bene? A questa domanda proverà a rispondere Caroline Baglioni. Se ti è piaciuta questa puntata, faccelo sapere nei commenti. Tutti i suggerimenti che ti vengono in mente sono ben accetti. Se invece vuoi condividere o mettere un mi piace, ne saremo felici. Se partecipi a qualche evento a Siena o in provincia, posta foto o video con l'hashtag #PlaceToBeSiena. Ci condivideremo sulle nostre pagine. Ci vediamo settimana prossima. Stessa ora. Tanti posti diversi. Ciao!